runway, style, fame. She likes fashion. Ora siamo con il portiere Luca Mazzoni, l'unico dei 20 convocati che conosce il nuovo mister Cristian Panucci. Ecco, descrivici un po' le sue caratteristiche da allenatore, visto che ce l'hai avuto per una stagione e mezza, no? A Livorno. No, io l'ho avuto per mezza stagione. Comunque, a parte quello, persona con cui mi sono lasciato in ottimi rapporti, nonostante alla fine di quell'anno io abbia fatto una rescissione con Livorno. Quindi io ne posso solo parlare bene. Una persona molto schietta, una persona molto esigente dal punto di vista della professionalità e del lavoro, perché comunque è una persona che ha raggiunto nella sua vita calcistica grandi obiettivi grazie a quello. Dal punto di vista tattico penso che qualcosa abbia già detto anche lui. Ha un credo forte, che è quello della difesa a 4, e quindi tutto sommato troverà un lavoro già avanti, visto che comunque non ci siamo mai mossi anche noi l'anno scorso da quel tipo di organizzazione difensiva. Poi insomma lo scoprirete. Una persona che a me piace, perché ti ripeto è uno molto schietto, e sicuramente si passa da un allenatore come Breda, che è fatto in un determinato modo, a un altro che ha un altro modo di fare, ma non lo so, magari per la Ternana, per Terni, forse è quello che ci vorrà quest'anno. Ecco, dicevi prima lo zoccolo duro dell'anno scorso è rimasto, ovviamente ancora la rosa è da costruire, però i giocatori che l'anno scorso hanno dato quell'impronta alla Ternana sono rimasti, quindi che cosa ti aspetti per la prossima stagione e che cosa pensi questa Ternana possa dare? Beh, tanto qualcuno comunque in questo momento non l'abbiamo, perché io... Voglio comunque ricordare ragazzi come Gigi Vitale, Fabio Cerabolo, Gonzales, Busellato, che erano comunque giocatori importanti per la squadra dello scorso anno, che in questo momento non abbiamo. Partiamo da una base buona, perché comunque siamo in ritiro tutti i ragazzi che ci conosciamo, quindi già siamo un passo avanti. Cosa mi aspetto? Dirlo ora sarebbe stupido da parte mia, perché primo giorno di raduno, siamo consapevoli che l'organico è da completare, non abbiamo ancora iniziato a lavorare, quindi io mi aspetto grosso impegno e grosso sacrificio. Poi magari quando abbiamo completato il ritiro e abbiamo una presa di coscienza un po' più globale di tutto, potremmo fissarci nella testa qualche obiettivo, che chiaramente è il primo, come ho sempre detto, è quello dei 50 punti per qualunque squadra, non solo per la Ternana, perché le sorprese, l'abbiamo visto nel campionato scorso, sono sempre dietro l'angolo, e la Serie B, l'ho sempre detto, sotto tanti punti di vista è uno dei campionati più difficili da giocare. Intanto andiamo per obiettivi, creiamo un gruppo, cercheremo di dare una mano ai ragazzi che sicuramente arriveranno a integrarsi nel migliore dei modi. Partiamo, come giustamente hai detto, da comunque una base solida dal punto di vista conoscitivo dei ragazzi, e il nostro primo obiettivo sarà quello di aiutare l'allenatore, capire quello che vuole e nel frattempo formare un gruppo importante per poi ritrovarselo quando inizieranno le partite, quando ci saranno le difficoltà e tante altre cose. Però forse un piccolo, diciamo così, consiglio per quanto riguarda, oppure una promessa ai tifosi la potete dare, anzi gliela puoi dare in chiave derby. Ma l'ho già detto lo scorso anno, quando prima di andare via, siamo chiaramente in debito con la tifoseria da quel punto di vista. Abbiamo raggiunto, è vero, un risultato che
secondo me è stato un risultato importante, perché per come eravamo partiti nella situazione in cui ci eravamo cacciati non era poi così scontato, però nel cammino sicuramente abbiamo perso praticamente tutte e quattro le partite a cui i tifosi tengono. E chiaramente da quel punto di vista lì siamo fortemente in debito, ma questo lo sappiamo, però parlarne ora e dire che noi dovremo fare un campionato importante. Chiaramente durante questo campionato importante dovremo dare un'importanza principale a quelle che sono state le partite che poi hanno un po' rovinato il nostro campionato dell'anno scorso. Grazie mille. Grazie. Un difensore, Martin Valiant, un centrocampista, Federico Furlan, un attaccante, Marco Dukancic, al raduno della Ternana qui all'Hotel Garden. Partiamo con Marco. Marco, insomma, questa è il tuo secondo anno, possiamo dire un anno e mezzo, insomma, che sei alla Ternana. Quali sono le tue aspettative? Che cosa ti aspetti da questa nuova stagione? Hai, diciamo, un altro bagaglio di esperienze in più con la Ternana e con il campionato di Serie B, ma anche il campionato italiano. Ecco, cosa ti aspetti dalla nuova stagione? Buongiorno, soprattutto voglio dire che sono contento per stare qui e mercoledì andiamo a ritiro e vediamo come va e speriamo bene. E l'anno scorso, insomma, il tuo gol a Pescara ha regalato molte gioie ai tifosi rossoverdi, soprattutto perché ha consentito di vincere all'Adriatico. Ecco, ti aspetti di farne altri di più con la casacca rossoverde? Sì, sicuro. Ok, con Martin Valiant invece anche te, insomma, le nuove sensazioni per questa stagione, anche te possiamo dire che sei uno dei veterani più o meno, no, della Ternana, visto che è il terzo anno, no, che sei il quarto forse, ecco, il quarto anno che sei in casacca rossoverde. Sì, vediamo come andrà questo anno, cioè ogni anno si cambia qualcosa, allenatore nuovo, staff nuovo, sicuramente anche i compagni nuovi, quindi è sempre un'altra esperienza. Ecco, che cosa ti aspetta il nuovo allenatore Cristian Panucci? Da un curriculum importante, no? Da calciatore soprattutto, perché ha vestito le maglie del Milan, della Roma, del Real Madrid, e poi ha iniziato la sua avventura con il Livorno, quindi l'ha incontrato anche da avversario in quella, possiamo dire così, sciagurata partita del Liberati persa 3-2. Sì, il mister da giocatore l'ho conosciuto, conosco il suo curriculum, da allenatore non lo so, vediamo, spero che sarà un buon lavoro anche per lui, anche per noi. Senti, speri che ti possa dare dei consigli, visto che ha giocato difensore, soprattutto terzino, e tu nella scorsa stagione partita da terzino sinistro ne hai fatte parecchie. Sì, ma sì, lo so che faceva terzino, alla fine della carriera faceva centrale difensore, sicuramente un difensore, quindi può dare tanti consigli a me che sono un giovane e ho voglia di crescere, quindi per me è un valore aggiunto che lui era difensore. Grazie. Prego. Con Federico Furlan, anche Federico, un'altra stagione, quella in rossoverde, la prima l'anno scorso, dove hai reso più delle aspettative, possiamo dire, perché molti gol, molte presenze per il tuo primo campionato in Serie B. Adesso diciamo che può essere la stagione della consacrazione, quindi quella più difficile. Sì, sicuramente adesso comunque è necessario ripartire con entusiasmo, perché è quello che ci serve per affrontare questa nuova stagione. Già comunque dal ritiro, visto che siamo comunque un gruppo per la maggior parte giocatori dell'anno scorso, consolidare bene questo gruppo e crescere d'entusiasmo. Ecco, molte squadre di Serie A ti hanno osservato nello scorso campionato. Ovviamente tu hai rinnovato con la Ternana, quindi il tuo obiettivo è quello di fare bene in maglia rossoverde, però se nel caso in cui ci fosse una chiamata in una squadra di Serie A, Federico Furlan cosa farebbe? Beh, credo che tutti puntino al massimo, se no non giocheremo a calcio, ecco. E niente, mi fa piacere aver fatto bene il primo anno a Terni e spero di ripetermi anche quest'anno. Grazie. Grazie a voi.